torniamo a parlare della Bianca Notte di Ancona, a 2 settimane di distanza da un evento che è stato molto importante per la città e non solo. Facciamo un bilancio con i protagonisti che hanno reso possibile la sua realizzazione. Il gruppo Gallica, in collaborazione con Radio Arancia e Radio Conero, si sono occupati dell'organizzazione di due piazze, portando in diretta radio, TV e web il freestyle motocross e le selezioni del Festival di Castrocaro. La Biancanotte è stata l'occasione per il commercio, l'artigianato e la piccola impresa per dire: noi ci siamo e ci teniamo alla nostra città. Per quanto riguarda Confartigianato Comunale Ancona, il bilancio è veramente positivo per tanti aspetti. Il primo aspetto è che finalmente, dopo tanto tempo, si è parlato di Ancona in termini positivi. Il secondo aspetto è il lato economico che le attività, specialmente quelle food, hanno avuto buoni incassi. Abbiamo visto che anche facendo da soli, anche senza l'aiuto di nessuno, si può fare tutto. Alcuni commercianti si sono attivati, altri sono stati trascinati e credo che possiamo essere più che soddisfatti, possiamo fare tutto. Si è fatta una cosa che sembrava potesse avere problemi, si è fatta perché quando le cose si fanno insieme le cose riescono, perché l'amministrazione ci ha messo del suo, perché il mondo del commercio e tutte le associazioni che lo rappresentano ci hanno messo del loro, la Camera di Commercio stessa ha cercato di essere di stimolo a tutto questo e soprattutto ha vinto la gente, perché nel momento in cui le piazze e le strade si sono riempite di persone vuol dire che è stata fatta una cosa per la gente e io credo che questo sia una delle cose che fa recuperare il senso dello stare insieme, il senso del valore dei centri storici, il senso del valore della città. Questa settimana ci sono state le premiazioni del concorso legato alle migliori vetrine della serata e in comune l'assessore Celestini ha accolto e premiato i finalisti. Bilancio estremamente positivo, la città ha partecipato, gli operatori hanno partecipato, c'è stata una buona serata anche dal punto di vista climatologico, quindi diciamo che è stata una bianca notte con i fiocchi. Guardando oltre questa manifestazione, da più parti è stata espressa l'esigenza di organizzare ad Ancona eventi di questo tipo con più frequenza. È evidente che non possiamo sperare in eventi spot, ma bisogna lavorare con l'amministrazione, come associazione e con le attività per calendarizzare più eventi nell'anno, fare una pianificazione concordata e condivisa in modo che tutta la città sia partecipe di questa di questa rinascita, diciamo. È troppo tempo che Ancona soffre, cerchiamo di, ognuno facendo la propria parte, di contribuire a risollevare un po' la situazione.